la giornata di Alex cominciava molto male. Pronto, amore? No, volevo solo sentirti. Ah, ti ho svegliato. Scusa. Vabbè, ci sentiamo dopo. Cosa? Domani? Ok, ciao. Allora, come va? Ma, non so, un po' giù. Carenza di serotonina nell'organismo? Serotonina? Ma che hai? Stai male? No, serotonina. No, mi sento insoddisfatto. Sarà che anch'io vorrei uscire, frequentare qualcuno. Chiedi a Giulio, ne conosce uno al giorno. A proposito, dov'è? Pronto, Alexito, lo cedevi gli occhi. Ciao, come stai? Giulio, ma dove cazzo stai? Arrivo subito, in 5 minuti sono là. Io arrivo, Brigati, che siamo già al bar. Voi non potete capire quello che mi è successo. Vi racconto dopo, va bene? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Che dice? Ma perché sono circondato da gente inutile? Senti, ma hai dato bocca ai tuoi amici per stare qui con me? No, è che non possiamo uscire dalla stanza finché quella stronza della mia coinquilina non se ne va. Oh, quanto rompe quella quando porto un ragazzo. Mamma mia. Senti, io ti volevo dire che per me stanotte... Senti, ma secondo te c'è un amico di un mio amico che ha un nuovo vicino ed è straniero, diciamo austriaco. Sì. E premessa, l'austriaco è gay. Insomma, se ne va in giro con la bandiera Rainbow, poi fai un punto. Ed è gay anche il cugino del mio amico. Sì, scusa, ma non era l'amico del tuo amico? Ora io mi chiedo, come mai ancora non ha ceduto alle avances di un tipo così sexy e irresistibile? Forse semplicemente allo straniero non piace il tuo amico. Bene, vabbè, è proprio stato un piacere. Veramente io mi chiamo Alberto. Sentito? Se n'è andata. No. Ci risentiamo? Oh sì, certo, come no, hai voglia, scherzi. Ciao, 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 ciao. Sì, ora non gli piaccio. Ma va, Tinder, va. Ho avuto un'idea fantastica. Se vuoi conoscere qualcuno, dovresti... Beh, innanzitutto, vivere la tua sessualità apertamente e smetterla con le tue paranoie. Dovresti svecchiare il tuo look. Ma che intendi? Che quando un ragazzo ti guarda non pensa a te come una merce imperdibile, ma più come un commercialista. Ok, però a me non piace fare shopping, sappilo. Neanche a me piace fare shopping per gli altri. Ma vuoi o non vuoi parlare con qualcuno? Beh, detta così. Andiamo in centro, dai. Pronto, Giulio? Ma come mai mi hai chiamato e non mi hai fatto lo squillo? Niente, volevo sentire la tua voce, così, visto che non ci siamo visti all'uni oggi. Come stai? Bene, bene, grazie. E mamma e papà? Pure. Senti, tu te lo ricordi l'australiano? Sì, me l'hai nominato. Ecco, io non sono più tanto convinto che sia gay, sai? Guarda, il mio radar spacca ogni volta che lo vedo. Solo che... Metti che abbia visto male, la bandiera che ho visto è della pace. Va bene. Vedo cosa dicono le carte e ti faccio sapere. Non è che potresti farlo prima di subito. Dai, così mi toglieresti un peso. Per favore, dai, 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 dai. Va bene, te le faccio adesso. Però tu la prossima volta mi porti a una festa. Ma sì, sì, le sto facendo adesso. Senti. Senti, ma tu hai stretto amicizia con lui? Ma non dal vivo, su internet. Sì, va bene. Aspetta un attimo in linea. Non attaccare, Film Twilight, tipo Desperate Housewives, attrici preferite da Street, passioni lingue straniere. Foto profilo ritoccata. Pronto, Giulio? No, guarda, le carte parlano chiarissimo. L'australiano è gay. Sì! Sì, lo sapevo io, sì! Sì, sì! Sì!
No, assurdo, ho pure saltato lezione. Ma che sarà mai? Mamma, che stanchezza, una fame. Fammi vedere quanto ho speso. Rilassati una volta. Senti, allora stasera inauguri il tuo nuovo look? Sì, dopo mi cambio e vi raggiungo al bar, anche se un po' mi vergogno. Scusa, a sto punto prendiamo una pizza tutti insieme? Avverto mamma così di non cucinare. No, veramente avevo detto a mia sorella se cenavamo insieme perché si lamenta che non mi vede mai. Che pizza prende lei? No, veramente mi sa che è meglio se stiamo solo io e lei. Perché? Ho capito. Non vuoi che mi veda perché così capisce di te. E ti vergogni. No, no, dai, Alex! No, no, tranquillo. Ci vediamo dopo. Ti piace proprio cucinare, eh? Meglio per me. Yeah, cooking. Yeah. Se tu vuoi, prossima volta ti faccio cucina straniera, non sempre italiana. Eh? Ma la conosci questa? Maledetta primavera. È un classico. Sì, penso che io ho già sentito. Adesso arriva il pezzo forte. Che fai, non canti? No. Scusa, ma io non resisto. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, maledetta come me. Bravo. Certo che tu sei un po' anomalo per essere un parrocchiano, eh? Ma almeno la conosce Will Survive. Nazionale attuato in Germania, riaggiustato in senso maggiori. Secondo, Berlusconi ha escluso una sua candidatura. Buono il pollo, vero? Sì. Il campo dal sospetto. Anche l'idea dell'aggiunta della mela, niente male. Strategico. E tu che volevi andare a mangiare pizza? Che siamo, liceali? Rimangono però per una volta tecnici. Non ti farebbe male. Tra le bozze di discussione. Paello è col maestro. Chi è questa borsa? E la sua Quale? Primavera. Oh. Hai portato a casa una donna? Sì, siamo andati a fare shopping insieme. Una donna non dimenticherebbe mai la sua borsa. Questa è la macchinetta e questo è il caffè. Infatti è di un mio amico. C'ho tutto, non mi manca niente. Buono, eh? Questo è un capolavoro italiano. Ehi Ale, come va? Come mai tutto solo? Giulio si autoinvitava a cena dall'australiano. Daniele, lasciamo perdere. E il tuo ragazzo? Boh, doveva venire, ma sta facendo ritardo. Poi te lo faccio conoscere. Sì, finalmente. Solo che io adesso butto questo e vado, che chiude il mio collega. Ah, ok. Aspetta, ti volevo dare la mancia. Ah, grazie. Ah, no, ho lasciato la borsa da Daniele. Ah, va bene, non fa niente. Ciao. Ciao. Uffa, Mario, dove sei? Senza di te non ho niente oggi. Quella fu decisamente una giornata no per Alex. Ma almeno sapeva di avere un fidanzato che, bene o male, gli stava accanto. Che bello l'amore. E non voleva buttar via una così.